Noi poco prima delle feste di Natale abbiamo discusso un progetto di legge che riguarda i servizi alla prima infanzia, che ha affrontato tanti temi tranne quello che secondo noi è il tema principale, cioè quello delle rette che riguardano i servizi educativi. Il rapporto dell'Istat del luglio scorso dice che le famiglie maggiormente, la fascia di popolazione maggiormente in difficoltà è quella delle famiglie con figli, con più figli, spesso minori. Siamo passati in 10 anni da avere un minore su 10 che vive in condizioni di povertà assoluta, un minore su 20 che vive in condizioni di parità assoluta, a oggi avendo un minore su 10 che vive in condizioni di povertà assoluta. Se a questo sommiamo l'invecchiamento della popolazione, che quindi crea un disagio anche per quanto riguarda la gestione degli anziani e dei nonni, che molto spesso non riescono a dare il supporto necessario alle famiglie per quanto riguarda la gestione dei bambini, proprio perché aumentando l'età media delle donne, delle madri, aumentando l'età media della popolazione, invecchiando la popolazione, molto spesso nelle famiglie della regione Emilia-Romagna ci si trova non solo a dover gestire dei bambini piccoli, ma anche delle persone anziane che spesso hanno bisogno di assistenza. Quindi sommiamo problemi a problemi, purtroppo molto spesso, che ricadono sulle donne dell'Emilia-Romagna, e quindi va a ricadere questa problematica anche su un discorso di pari opportunità, sapendo benissimo che nella nostra regione esiste un'alta percentuale di donne lavoratrici. Quindi diciamo che quello che può sembrare un problema circoscritto in realtà si va ad ampliare a tanti settori della vita dei nostri cittadini. A seguito, insomma, di questo noi vorremmo seguire come regione tra comunque le più virtuose, tra quelle che hanno sempre avuto uno dei sistemi educativi migliori a livello nazionale, un po' quello che è l'esempio di un'altra regione altrettanto virtuosa, quello della Lombardia, che ha proprio recentemente raggiunto l'azzeramento delle rette per quanto riguarda i servizi educativi per le famiglie che non raggiungono i 20.000 euro di reddito annuo. Quindi la nostra proposta è quella di abbattere le rette dei servizi educativi fino all'azzeramento per quelle famiglie che sono sotto la soglia di povertà relativa. Abbiamo visto che si può fare, ci vuole solo la volontà.